bello vedervi tutti qua, addirittura fino in cima proprio, non c'è un posto libero in questo momento. È arrivato uno dei momenti più attesi di questo CICAP Fest, uno dei tanti momenti molto attesi. Qui abbiamo veramente la storia del CICAP e non solo, che si incontra. Abbiamo due personaggi che tutti quanti conoscete, che ci sono cari, ed è l'occasione per ritrovarsi, anche per loro, dopo un lungo periodo, che addirittura è di 40 anni. Nel 1977, infatti, andò in onda questa prima inchiesta che affrontava il mondo del paranormale, della parapsicologia, non in chiave, diciamo così, favorevole, nel senso di dare per scontato che i fenomeni paranormali esistevano e quindi raccontare come mai esistevano questi fenomeni, ma piuttosto con un approccio che era quello scientifico. Vediamo quali sono le prove di chi afferma che esistono le facoltà paranormali e cerchiamo di capire se sono valide, se stanno in piedi. Questa inchiesta quindi suscitò un enorme scalpore. Allora, io per introdurvi il primo dei nostri due ospiti, ho un filmato da farvi vedere, magari abbassiamo un pochino le luci e guardate cosa è successo 40 anni fa. Buonasera. Allora, parliamo di questa parapsicologia che da un po' di tempo in qua sta appassionando un numero crescente di persone alla ricerca di nuove dimensioni della mente, di nuove possibilità di utilizzare certe facoltà o energie nascoste dentro di noi per oltrepassare i limiti fisici e entrare in un mondo nuovo, quello appunto della ESP, della percezione extrasensoriale. Ora, cosa si è veramente scoperto in questi anni di ricerca? Ebbene, sarà proprio questa la domanda a essere il filo conduttore della nuova serie di programmi che inizia stasera. Sono andato a parlare, lo vedrete, con quelle persone che lavorano veramente a tempo pieno nei laboratori su questi fenomeni. E sono andato anche a parlare con coloro che criticano queste ricerche. Perché solitamente quando si parla di parapsicologia c'è un po' la tendenza, lo sapete, a scivolare nel magico, nel meraviglioso, a presentare certe cose in modo un po' sensazionalistico. Lo scopo di questo programma invece è stato quello di realizzare, forse per la prima volta, un'inchiesta scientifica, serrata e scrupolosa. Un'inchiesta aperta, naturalmente, a tutte le possibilità, a tutte le dimensioni di questo mondo che ci circonda e che è ancora in gran parte poco conosciuto, ma al tempo stesso cercando ovviamente di evitare ogni ingenuità. In questo viaggio sarò quindi il vostro reporter e anche il vostro detective. Ora diamo il benvenuto al nostro reporter, il nostro detective, Piero Angela. Mi è parso enorme. Beh, Piero. Basta così. Se no non cominciamo. Grazie, grazie. Vedi quanto affetto c'è sempre. Ma io per mi te. Stavo guardando, non l'ho mai più rivisto questo filmato. Ah. 40 anni dopo, insomma. A Civicchia. Avevo più capelli, neri, però. Quello è rimasto. Quello è rimasto. Funziona bene. Allora, però tante cose sono cambiate. Io devo dire una cosa. Prima di cominciare la nostra chiacchierata anche con Randy, che poi tra un po' ci raggiungerà, io sono rimasto veramente stupito, ammirato del lavoro che avete fatto. Perché io un po' adesso mi sono defilato. Sono il presidente onorario. Certo. Presidente onorario, non contano niente. Non così. Ma lui e tutti i collaboratori, certo, del CICA veramente hanno organizzato un convegno. Non abbiamo mai visto un congresso così bello, così ricco, con tante persone e con tanti esperti che parlano di personaggi. E poi voglio ringraziare voi, perché siete persone che partono da altre città, vengono qui, spendono dei soldi per l'albergo, per iscriversi. Vuol dire che c'è una passione dentro, che questa poi è la cosa più bella, perché
Io in tutto il mio lavoro, ma anche in questo forse più che in ogni altro, ho messo quell'entusiasmo, quella voglia di fare, anche quei nobili valori che sono preziosissimi per l'uomo, come il pensiero razionale, ma anche battersi per cercare di portarlo. Ecco, per me quindi essere qui in questa sala, in questo momento, rappresenta una grande emozione. Grazie, veramente. Anche perché è una cosa che viene da lontano, da 40 anni. Due parole magari dietro le quinte. Pensate che l'idea di questo programma, e poi di tutto quello che è successo dopo, è venuta dal Rischiatutto di Mac Bongiorno. Non so se qualcuno che ha i capelli bianchi se lo ricorda. C'era un personaggio, un medico di Bologna, molto simpatico, intelligente, bravo, il dottor Inardi, Massimo Inardi, che parlava di Mozart, la gara che faceva, ma era anche il presidente di un circolo di parapsicologia e raccontava a Mike Bongiorno, dall'introduzione della serata, e tutte le meraviglie, la telepatia, la chiaroveggenza, la capacità di bilocazione, insomma, tutte le cose. Ma dico, ma a me, io mi occupavo già di scienza, loro facevano molti programmi, dico, ma questa roba qui, perché non andiamo a verificare? Vedi? E quindi ho fatto questi programmi, di cui il primo era su Uri Geller. E per alla fine di questo programma io ho scritto un libro e ho raccolto l'adesione di una ventina di scienziati italiani veramente di altissimo livello per aiutare questo messaggio che io volevo far uscire, e cioè di promuovere un pensiero razionale. Anche all'epoca c'erano, ma ancora oggi, speculatori che con delle persone un po' più deboli, sia questi fattucchiere che spirano quaterini, poi nel campo dei guaritori, per riuscire a fare qualcosa. In realtà in quegli anni lì non siamo riusciti a fare molto, perché gli scienziati si occupano delle cose loro e io ero un po' un solitario che correva di qui a là. 10 anni dopo, e magari non tutti conoscono la storia del CICAP, è successo che io ho ricevuto da uno storico, Valerio Castelnuovo, un pacco di elaborati di studenti liceali di Milano. E mi ha chiesto, senta, dobbiamo fare uno screening, lei vuole vedere un po' di... E ho letto un po' di queste cose, che ragazzi di 18 anni che scrivevano di scienza. A un certo momento, ce n'è uno che proprio volava come un'aquila sopra gli altri. Dico, ma io questo lo voglio conoscere. Sono andato a Milano e ho conosciuto, e per vedere che fosse il farino del suo sacco. Certo. È tornato una ragazza gambissima. Io allora avevo cominciato a guadagnare bene alla RAI e ho sempre considerato che, guadagnando tanti soldi, qualcosa dovevo restituire. E allora gli ho detto, senza, io gli do 10 milioni, se lei vuole andare negli Stati Uniti a studiare in università, dove io conosco degli scettici che facevano già le cose che ho fatto. E lui ha accettato. Ed è Lorenzo Montali, che oggi è una delle colonne del CICAP. Ed è a letto con la febbre, purtroppo non è qui con noi, adesso è proprio in albergo con 39 di febbre, quindi lo salutiamo, speriamo che ci senta. Quasi contemporaneamente ricevo una lettera da un giovane diciottenne di Voghera che dice, ma senta, ha letto il suo libro, ma qui bisogna fare qualcosa, bisogna... Ed ecco allora i volontari, ho capito che lì bisognava avere una macchina che dal basso lavorava con dei volontari. È venuto a Roma perché in quel periodo c'era James Randi e ho detto a Randi, senti un po', guarda un po' questo giovane, che ti pare? E sono stati insieme quei 3 giorni e alla fine ho detto, guarda, questo qui è un ragazzo intelligentissimo, capisce subito le cose che altri non capiscono. Allora, Massimo, 10 milioni per andare. Se proprio devo. È così.
Vedete, io ho sempre pensato, c'è gente piena di miliardi che gli escono delle orecchie, ma non volete dare 4 soldi a dei giovani permettenti, a delle iniziative magari anche un po' insolite, ma che possono avere un futuro? Ecco, pensate se tutti questi miliardari che investono da tutte le parti, perdendo anche soldi a volte male. L'investimento più importante, il cervello, in questo caso tira su delle persone con forte razionalità che facessero un'opera educativa, perché questo è un comitato, un'associazione che vuole fare educazione. Certo. In un momento in cui c'è bisogno anche proprio di vedere il mondo con degli occhiali che mettono bene a fuoco le cose. Quindi questo è successo e da allora io praticamente mi sono ritirato, nel senso che ero sempre presente, certo. Però sono loro due che hanno cominciato a girare e a macinare, man mano si sono formati dei gruppi locali, investigatori, eccetera. Oggi arriviamo a questa grande soddisfazione, quindi vuol dire che il seme gettato è stato fantastico perché era buono in partenza, ma è caduto sul terreno fertile. E quindi siamo oggi qui a questa festa dei 40 anni. Io ne ho un po' più di quanti avevo là, ma io là ero già quasi un cinquantenne, anche se avevo 49 anni quando ho fatto questa cosa. Perché adesso ne ho 89. Bisogna anche dire che se noi riusciamo a crescere, siamo riusciti a crescere, noi abbiamo sempre avuto il jolly in tasca, perché tutte le volte che ci trovavamo di fronte a organizzare un incontro, ma chi siete voi, il cicco scettici, queste cose, dicevamo, Piero Angela, si aprivano tutte le porte. Ma guarda che questo succede anche ai miei redattori. Quando per Superquark telefonano, Superquark, aprono le porte perché hanno capito che siamo persone serie, che non facciamo trappole, che non vogliamo usare qualunque cosa per fare sensazionalismi, polemiche, no. Si cerca di fare bene il proprio lavoro cercando di costruire sempre qualcosa. Questo è un paese dove tutti si attaccano a vicenda, è un continuo litigio anche in televisione. Si è perso un po', nella scienza lo sappiamo, ci sono pareri diversi, ma si cerca sempre di trovare, anche attraverso i controlli, un sentiero nel quale andare insieme. Quindi c'è questa mentalità di essere positivi, di costruire e non di distruggere. Nella tua indagine sulla parapsicologia, una delle figure, possiamo dire, chiave è stata questo illusionista che in realtà ha dedicato la sua carriera poi a indagare, a smascherare tutte le truffe e gli inganni. Ed ecco com'è nel programma tuo viene introdotto James Randi. Vediamo questo filmato. Iniziare questa serie di programmi indagando sul caso Geller proprio perché attraverso il suo caso è possibile capire meglio un certo numero di cose sulla parapsicologia. Partiamo quindi per l'indagine e cominciamo subito con un filmato. Qui vediamo in azione James Randi, un prestigiatore americano che fa parte di un comitato scientifico per indagare sui fenomeni paranormali. James Randi ripete esattamente nelle stesse condizioni le stesse cose di Uri Geller. Queste chiavi e questi cucchiai, che si piegano come burro, sono stati portati personalmente da casa da coloro che partecipano qui alla seduta e sono stati persino marcati perché non fossero sostituiti. Randi ha ripetuto centinaia di volte questi esperimenti, in pubblico e alla televisione.
In tutto questo, egli però afferma, non c'è nulla di paranormale, c'è solo la sua abilità di fare trucchi. E allora direi di chiamare qui sul palco James the Amazing Randi. Thank you. Direi che il 1928 è stata una buona annata, sono perché tutti siamo due. Tutte e due del 28 e anche Garattini. E anche Garattini, esattamente, tutti e tre. Well, I can't tell you what a great pleasure it is to be here with such a fine audience in such a beautiful theater. I'm really, really impressed, and to see my old friend Piero sitting here with my newer friend is quite a thrill. I'm so honored to be here. Thank you. Naturalmente ha detto quanto è felice di essere qui con noi oggi in un posto così bello e con così tante persone, soprattutto insieme al suo vecchio amico Piero Angela e al suo più nuovo amico, abbastanza vecchio però ormai, Massimo. E vi ringrazio naturalmente per la vostra presenza. So you met, vi siete incontrati, beh non c'è bisogno che io traduca in inglese perché in realtà lui sta già ascoltando la traduzione in inglese. Sì. Ma voi vi siete incontrati 40 anni fa per questo programma, giusto? Dunque, la cosa è andata così. Io ho cominciato a fare, tra l'altro, piccola parentesi, il filmato che avete visto è stazionato a casa mia, ecco, a Roma, e tra quei giovani c'era anche Alberto, che aveva allora 16 anni. E in realtà noi ci siamo incontrati proprio 40 anni fa a New York, quando io ho cominciato la mia inchiesta. Ci siamo incontrati nella sede della RAI Corporation e siamo stati in un ufficio a parlare. Poi siamo andati alla caffetteria sotto per il mezzogiorno. E lui, tra le cose, a un certo momento mi dice «Ma sa, anch'io vedo attraverso la materia, attraverso i muri, attraverso i corpi». Mi fa, dice «Ma lei, per esempio, ha qualcosa qui di documenti, ha dei traveler check?» Allora si usavano i traveler check. Dico, sì, ne ho. Allora si concentra e comincia a scrivere dei numeri. Dice, secondo me, ho visto i numeri dei suoi traveler check. Effettivamente, erano i numeri del mio traveler check. E io ho detto, però io so come lei ha fatto. E lui si è stupito. Però mi ha detto, vede, questa è una cosa a cui le persone non pensano. E non la dico perché... Bravissimo, non la diciamo. E quindi di lì poi... Lui è veramente un personaggio straordinario. Ci sono talmente tante cose da raccontare, dei libri da scrivere su di lui. True. Possiamo citarne qualcuno? Beh, come no, e dei film, anzi io vi ricordo, se già ancora non lo sapete, che domani all'ora di pranzo, alle 12, proietteremo proprio un film che è stato realizzato 2 anni fa su James Randi, si chiama An Honest Liar, sarà quindi in inglese ma con sottotitolo in italiano, dove scoprirete tantissime cose che magari non sapete. Un bugiardo onesto. Un onesto bugiardo, sì. È la sua storia ed è un film straordinario, domani lo potrete vedere. Possiamo raccontare qualcosa o possiamo anche farglielo raccontare? Sì. I should like to tell something about Massimo. Oh, he didn't know I was going to say this. Ma non c'è bisogno. When Piero and I took Massimo to Rome. Quando Piero e lui mi hanno portato a Roma. Was that your first airplane trip? Era il mio primo viaggio in aereo, sì. We couldn't get him away from the window. Non potevamo tenerlo lontano dal finestrino, figurati. He was like this, looking out the window. Oh. Whoops. Thank you. Okay. Plug me in again. Yes.
Hello, I'm back again. No, it was just fun to see him. And in Rome, we saw such wonderful things because Piero made sure that we did see everything that was possible. And that was quite exciting to see the look on your face. Sì, ecco, è stata un'esperienza sicuramente entusiasmante per me, soprattutto, vedere insomma tutte le cose. Figuratevi che non avevo mai viaggiato in aereo, ma siamo andati a cena a casa di Piero. Mi ricordo ancora che c'era Margherita che ci ha cucinato, mi ricordo tutto. Siamo andati addirittura, mi fa, ah, ti porto a casa di un mio caro amico, e siamo andati da Silvan. Io ma ero... lui si ricorda ancora dei carciofi alla giudia che abbiamo mangiato nel quartiere ebraico di Roma. Anche ora dice, la prossima volta dobbiamo andarci. Bisogna ritornare, sì. Una delle cose che in questa inchiesta avete fatto è stata anche quella di accogliere degli italiani che sostenevano di avere delle facoltà paranormali. Ah, quella lì è stata... posso raccontarla io. About the test we did on Mr. Fontana. Cercherò di essere breve perché è una bella storia. Insomma, devi sapere che questo signore ha messo in palio $1,000,000, €1,000,000, per chiunque avesse dimostrato di avere un minimo potere paranormale, anche di spostare uno spillo di un millimetro sotto controllo. Allora alcuni a Roma si sono presentati, perché io avevo annunciato questa intervisione, guardate, viene James Rand, chi vuol guadagnare due miliardi dell'epoca? È fatta, venite qua. E alcuni si sono presentati. Non vi dico le cose successe perché veramente è un romanzo. Beh, ne cito una perché veramente mi è rimasta impressa, anche perché mi hanno fatto poi uno scherzo. C'era uno che diceva che con i poteri della mano mummificava la carne. Ora, abbiamo messo due vassoi in cui lui doveva mummificare con la sua energia alcuni pezzi di carne, altri no. E il vassoio era di polpettine crude di carne, un altro erano di petti di pollo. Allora poi ci siamo resi conto che in realtà le palline di carne proprio si decomponevano con degli miasmi terribili che il direttore dell'albergo, che era stato come giudice, non riusciva più andare a dormire perché li avevamo messi sul suo. I petti di pollo si rinsecchivano tutti quanti, ma non c'era differenza tra quelle filmate. Ora, questa signora che faceva queste cose si chiamava Festa. La sera siamo andati a cena, era il Grand Hotel Principe di Piemonte a Roma, e loro hanno cambiato, ha cambiato il menu, l'ha falsificato e ha messo pollo alla festa. E io dissi, allora che prendi? Prendi il pollo alla festa. E perché stranamente ho scelto questa cosa qui. Ma la parte più divertente è stata quella dei rabdomanti. Abbiamo un filmato, possiamo vederne un pezzettino se vuoi. Se il nostro... se la nostra regia è pronta, possiamo mandarlo. L'attore americano James Randi, che fa parte di un comitato di scettici, ha messo in palio $10,000 per chi riuscirà a dimostrare di possedere queste facoltà. E la sfida è stata raccolta. I rabdomanti che partecipano alla gara conoscono naturalmente tutte le regole e le condizioni, le hanno accettate, e un verbale verrà redatto durante le prove da un legale e poi depositato presso un notaio. Le prove hanno inizio. Il rabdomante deve accertarsi se è sensibile all'acqua che scorre in un tubo di plastica. Questa prova viene fatta sulla parte scoperta del tubo. La bacchetta reagisce. L'esperimento vero e proprio può quindi avere inizio. Viene allora segretamente sorteggiato uno dei percorsi. L'acqua viene immessa nel percorso prescelto e il rabdomante può cominciare la sua opera di ricerca.
Dopo un'esplorazione di qualche minuto, la bacchetta improvvisamente comincia a muoversi. Il rabdomante ritiene di aver localizzato il flusso dell'acqua. Nella seconda prova viene sorteggiato il tracciato A. Il percorso è diverso dal precedente, ma il rabdomante non lo sa e in base alla sua bacchetta ritiene invece che si tratti dello stesso tracciato di prima. La sua bacchetta reagisce nuovamente negli stessi punti. Vediamo com'era in realtà il percorso. Ed ecco il tracciato del concorrente. Sì, dunque non so se avete seguito bene, ma erano stati nascosti tre tubi sottoterra. Loro prima dovevano sentire se non c'erano interferenze e poi si faceva arrivare l'acqua. Ma la cosa, adesso io non l'ho sentito bene sì. Se c'era questo pezzetto, la cosa che era dirimente, come si dice, è che questo era uno dei rabdomanti, ma ne avevamo 5 o 6. Uno di questi si chiamava Fontana. dicevamo, professore, perché questo è un professore di latino, il professore si mette a cavalcioni sul tubo che passava fuori e sente un po' se arriva l'acqua. Ora mandiamo l'acqua e non la mandavamo. Sì, effettivamente vede che gira. Va bene, adesso stoppiamo l'acqua. E invece la mandavamo. Ecco, adesso non gira più. Cioè, questa era la prova più semplice e più probante della inconsistenza. E era stato fatto bene perché c'era un geometra che diceva dove mettere tutti i segni. C'era il notaio, quella signora era un notaio. E la cosa si è svolta a Forbello, in un campo che avevo chiesto al comune, facendo venire un autobotte. Insomma, era una cosa organizzata. Poi Randy ha fatto molti di queste prove, non solo con gli rabdomanti, ma con quelli che sostengono di trovare sostanze di vario tipo. Tra l'altro, recentemente ne abbiamo parlato con Massimo, proprio quest'estate, Superquark, ha sbugiardato un tale che aveva costruito un sistema analogo un po' a quello della rabdomanzia per individuare delle polveri esplosive dentro in Iraq. Erano vendute a prezzi altissimi. Com'è andata quella? Oh, yes. I think he found a paper bag, blew it up and did this with it. That is the only explosive. L'unico esplosivo che probabilmente questo congegno ha trovato è semplicemente quello che si ottiene prendendo un sacchetto, riempiendolo d'aria e facendolo esplodere. Ma l'indagine è stata scoprire che questa era una truffa, però creduta vera dalle autorità, dai militari e usata ancora oggi da alcuni, ci è voluto tempo e il venditore di queste tecniche è anche stato arrestato ed è finito in galera. We wasted most of our lives at that time just looking at silly people running around with sticks and thinking that they could do miracles, but it was a waste of our time, really. Spesso quando ci si occupa di indagare le facoltà paranormali si dedica tantissimo tempo e a volte proprio uno spreco di tempo, però insomma è importante anche mostrare che alla prova dei fatti queste facoltà in realtà non stanno in piedi. Ma ce n'è un'altra cosa che forse preferisco raccontare io perché è un po' complicata con la traduzione. Lui è in una città, Popoff, where city was it? Where it was in California? Yes, oh yes. Everything Los Angeles? Crazy in the United States is in California. Qualunque cosa folle dice in America e in California. Questo Popoff era già un nome un po'. Radunava negli stadi dei pazienti, di malati, gente che aspettava miracoli e lui guariva. Questa era la presentazione. Il fatto è che noi a distanza individuava le persone, sapeva delle cose su di loro, persone che non aveva mai visto, e sapeva di che malattia soffrivano, di chi lo sente. Allora un gruppo di scettici si è messo a indagare, perché l'ipotesi era che lui ricevesse via radio le informazioni.
E quindi dei tecnici hanno studiato come fare e sono riusciti a infilarsi nella frequenza. Allora, altri sono andati all'ingresso di questi luoghi in cui avvenivano queste guarigioni miracolose e hanno cercato di osservare un po' meglio se c'era qualche cosa che è un po' di strano. E hanno visto che la moglie di Popov, la Popova, e quando entrava qualcuno diceva: ah, anche lei è, sa che questo qui è uno molto bravo, lei di cosa soffre? Ma io ho dei problemi qui allo stomaco, al fegato. Ah sì, ma lei non è di Santa Monica? No, no, io sono di Marina qui vicino. Ah sì, sì, sì. Io ho una zia che abita lì, che sta dietro. No, noi abitiamo in via Sicomoro. Vabbè. E lei sua sorella? Sì, anche no, lei ha del problema alle gambe. A un certo momento, quando lui faceva il suo scanning del pubblico, questi che erano in ascolto e gli facevano interferenza, sentono questa voce femminile, dice: in alto a sinistra quel signore col maglione rosso, lui soffre di stomaco e di fegato, abita a Santa Monica, no, a Marina, in via di Sicomoro. Allora dice, e lui comincia a fare la sceneggiata: sento qualcosa, sì, qualcuno che sta male là, e anche la sorella che soffre. E questo è... Allora è successo, dopo lo scandalo, perché loro hanno filmato tutto e una stazione televisiva ha trasmesso e rivelato questa truffa. E allora dei reporter sono andati a intervistarlo e hanno detto: ma veramente usiamo le nuove tecnologie ascoltando attraverso... E Randy ha avuto una battuta fulminante, perché ha detto: la cosa che mi stupiva non era tanto che parlasse su una certa... che Dio, perché lui diceva che è Dio che gli dà queste cose, non era tanto che Dio parlasse su una certa frequenza, ma che avesse una voce da donna. That's very strange. And the program that I went on in television in the United States was the Johnny Carson Show, which was universally almost all over the United States and Canada, the program that at 11:30 at night everyone would listen to. And I remember seeing Mr. Carson sitting there with his pencil doing this sort of a thing. He was doing this while he was talking to me, and this meant that he was disturbed whenever he did this with his pencil. And he was so annoyed, so destroyed by what Mrs. Popov and Mr. Reverend Popov, ho, 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 was doing, that he was in tears on the program itself. And that program was very, very powerful. E in realtà questo programma era veramente il più visto negli Stati Uniti all'epoca, era il Johnny Carson Show, che andava in onda tutte le sere, tutti guardavano. E quindi quando è andato in onda con questa rivelazione, lo stesso conduttore, Johnny Carson, è rimasto sconvolto e si è commosso in scena a vedere il cinismo di questi personaggi. Però c'è anche una postilla non tanto felice, che ci dice oggi che cosa fa ancora Popov. Well, I must tell you that Popov is still in business, even though he was revealed nationwide as a total fake, as a criminal doing this kind of work. But he is back in business about 2 o'clock, 3 o'clock in the morning, if you tune in, and that's when sick people turn on television. And he's there, strong as ever, still carrying on with exactly the same thing. You cannot expose these people. It's ridiculous. You tell them the story, you tell them the truth, and then they keep on working.
La cosa appunto triste è che questo personaggio, Peter Popoff, in realtà ancora oggi è in attività e probabilmente fa ancora più soldi di quanti ne faceva prima, sempre in televisione alle ore molto tardi di notte, quando le persone malate non riescono a dormire, accendono la televisione e trovano questo individuo che promette guarigioni, basta mandare soldi, insomma. No? Quindi non ci si riesce a liberare di questa erba grama nonostante vengano svelati i trucchi. La gente vuole, soprattutto la gente disperata, vuole credere. Tra i trucchi usati in questa occasione, me ne ricordo un altro, e questo Popoff, questo grande così istrione, a un certo momento scende tra il pubblico e c'è uno in carrozzina. E allora dice, tu sei malato, ma non sarai più malato. Gli dà un colpo sulla fronte, adesso alzati. E questo si alza, anzi, mi siedo in carrozzina e tu mi spingi. E questo lo spinge. Allora, questa è una cosa, una guarigione immediata, fantastica. Allora, sempre gli indagatori del suo gruppo hanno voluto capire cosa... E hanno seguito questo signore qua, che poi è arrivato sopra e si è andato per conto suo, è andato in macchina. E dice, ma allora è un complice. Allora sono andati a parlare, gli dici, ma scusi, lei era d'accordo? Io no, sono venuto qui perché per vedere questo. Ma come mai è successo? Ma quando sono arrivato, siccome io zoppico, ho male a una gamba, una signora mi ha detto, ah, ma guardi, lei ha problemi alle gambe, si mette questa carrozzina, io la porto in prima fila così lei sta... E allora... A un certo momento è successa tutta la scena, dice, ma io certo che stavo bene, ma mi ha chiesto di spingere la carrozzina e lo spingo. Cioè, sono cose banali, semplici, ma che hanno un impatto straordinario su persone che già hanno bisogno di credere, perché poi certo non bisogna neanche accanirsi contro chi cerca di trovare... in questi uomini che sia pure in modo fraudolento, però gli promettono la guarigione, di star meglio. Quando uno ha la malattia, specialmente quando è grave, è disposto a tutto. These are criminals that we have pretending to be healing people. Something should be done about it in the law, but because they're religious figures, the American law system is, they always want to turn away and say, oh, that's too bad, isn't it? Goodbye. And they don't want to do anything about it. And something should be done. We should all be angry all over the world at these people who do these criminal acts on sick people. I'm tired of it. Questi sono effettivamente dei criminali che dovrebbero essere perseguiti dalle forze dell'ordine, ma negli Stati Uniti il sistema legale che esiste in qualche modo salvaguardia chi si presenta come religione, come chiesa, e quindi non possono essere in nessun modo perseguiti, nonostante siano delle truffe conclamate. Bisognerebbe fare qualcosa, e certo. Io nella mia inchiesta che ho fatto all'epoca ho avuto modo di incrociare con delle persone di questo tipo. Cioè una chiesa in Florida, la Florida è un luogo speciale perché molti pensionati vanno lì a svernare e quindi è pieno di persone anziane ed è pieno di chiese, tra virgolette, che sono protette da questa, dal fatto che hanno una configurazione religiosa e quindi godono di certi vantaggi. Questo qui l'ha fatto per 13 anni. E a un certo momento si è stufato e ha scritto un libro, La mafia dei medium, dove raccontava tutti, e io l'ho intervistato, gli avevano già sparato varie volte perché ha dovuto nascondersi, perché i suoi complici, mi raccontava delle cose incredibili. Per esempio, che facevano sedute spiritiche e gli mettevano delle sedie che avevano un piccolo pomello qua. Allora le signore spesso agganciavano le loro borsette qui, nel pomello. Allora, quando era tutto buio con una sola lampadina rossa, entrava uno vestito tutto di nero
che si portava via la borsa, fotocopiava tutti i documenti, poi la rimetteva a posto. A quel punto, questo lo facevano con i neofiti, i primi che arrivavano, e a un certo momento indovinava tutto quello che c'era da indovinare, cioè anche il numero della patente. E si mettevano in contatto via fax con i veggenti della cittadina d'origine di questa persona, che a un certo momento si ritrovavano e quindi gli davano tante informazioni sui colori preferiti, sulle malattie. E quindi diventavano una persona mai vista e si trova di fronte a uno che gli dice tutto. Già ci crede, è evidente che... Però un giorno hanno avuto un dubbio. Alcuni hanno detto, ma questo qui mi sembra che faccia un po' di tutto. Allora lui mi ha raccontato che ha detto, allora io di fronte a Dio vi dimostrerò che la mia buona fede. Ha preso un bicchiere, l'ha messo dentro uno straccio, l'ha sbattuto contro il muro tante volte e sono venuti tanti frammenti di vetro. E ha detto, io adesso lo mangerò tutto questo bicchiere frammentato. Se una sola goccia di sangue uscirà dalle mie labbra, vuol dire che io vi ho mentito. E ha cominciato, crac, crac, e tutti, no, ferma, ferma. E se l'è mangiato tutto. E poi mi ha raccontato, quindi l'hanno detto, oh, ma per carità, non, no, è ritornato. Dice, ma che ha fatto lei? Io, con un gioco di pass-pass, ha sostituito questo bicchiere di vetro con un bicchiere di ghiaccio, che era acqua, praticamente l'ha battuto, cioè a forma di... Dentro il tovagliolo c'erano dei frammenti di ghiaccio, quindi lui se li mangiati, gli si scioglievano in bocca, era una specie di granita mistica. In questo modo. Ma mi raccontava che ci sono persone, delle vedove, che vogliono parlare col marito. E a un certo punto il marito dice, ma quanto tempo che non ci vediamo, che non facciamo l'amore più insieme. Insomma, facevano l'amore con un medium che si interpretava la parte del marito. Quindi diceva cose folli. Questo signore qua, tra l'altro che sollevava i tavoli con un trucco bellissimo, se proprio volavano. E a un certo punto è stato perseguitato dai suoi connazionali, dai suoi complici, e ho saputo che dopo che l'ho intervistato gli hanno sparato e l'hanno ferito gravemente e lui era semiparalizzato. Hai capito come funziona la roba lì? Quindi lì si va addirittura nel mondo criminale. Quegli anni lì, quando la tua inchiesta è partita, c'era una figura che era in qualche modo una superstar di questo mondo del paranormale, ed era Uri Geller, il piegatore di cucchiai e di forchette. Ovviamente Randy è colui che ha avuto la possibilità di studiare da vicino le esibizioni di Uri Geller, addirittura travestito per non farsi riconoscere, perché ormai era riconoscibilissimo, e ha visto da vicino quello che succedeva. Che cosa succedeva? Well, I think I should demonstrate what Geller really does, okay? This is very simple. Would you hold this for me, please? Molto volentieri. That's adesso, sacred, so be very careful. Assolutamente. È un bastone sacro. Adesso vi dimostrerà quello che faceva Uri Geller. Now, what Mr. Geller will do, he'll have a crowd of people in a library or other gathering, or like this even, and he will ask for a spoon, take a spoon, look at it, examine it, and then turn around like this, and you see his shoulders go like this, and he walks away. And then he turns back, and he says, look. And he hangs the spoon over his hand, so only the bowl of the spoon is showing. Adesso vi racconto che cosa faceva Uri Geller. In queste
riunioni con tante persone come oggi, lui chiedeva dei cucchiai portati da casa dalle persone, quindi non truccati o preparati, se li faceva dare, poi tornava sul palco voltando le spalle chiaramente al pubblico, tenendo il cucchiaio con due mani perché evidentemente era molto pesante, e poi quando si voltava di nuovo, nascondendone una parte, si vedeva questo cucchiaio che si piegava. And that's how simple it is. Anybody could, any child could do this, but Mr. Geller has made a fortune over all these years doing exactly that simple stupid trick of turning away, bending the spoon and then turning back again and showing them only a little bit hanging over their hand. It's that simple, folks. You can do it. Questo è uno dei delle tante tecniche che usava Your Sacred Stone. Thank you. Che usavo Righeller per piegare i cucchiai, ma in realtà poi ci sono anche altre tecniche che lo stesso Randy svelerà nel workshop di domenica, chi parteciperà, quindi potrà scoprire come piegava chiavi, cucchiai, forchette e quant'altro. Però, yes. A proposito di cucchiai piegati, vorrei raccontare una cosa bellissima, che di un personaggio che io ho conosciuto perché sono andato poi anche a intervistare. Era un fisico di meccanica quantistica, quindi era una persona che si occupava di fisica delle particelle, il quale, convinto da Geller, ha fatto imprudentemente una dichiarazione dicendo queste cose sono incomprensibili, rientrano in un nuovo livello di fisica che ancora noi non comprendiamo. E le persone che si occupano di fisica molto avanzata hanno la percezione che effettivamente il mondo è molto più complicato, le particelle, le forze, eccetera, e quindi sono forse più vulnerabili di altri. Randy gli ha telefonato e dice: guardi, professore, proprio si sbaglia, quello è un prestigiatore. No, ha fatto una cosa che non era, poteva essere un gioco di prestigio. Glielo faccio anch'io. Vabbè, vediamoci a colazione. E si vedono a colazione. Randy gli parla un po' di questo mondo strano, di truffatori, imbabili, e dice: guardi, prendiamo per esempio questo cucchiaio. Io le faccio vedere come anch'io, con un breve sfregamento di dita, lo rompo. E il professore dice: non questo qua. Andiamo, era ancora vuoto il ristorante, andiamo laggiù, sceglie lui un tavolo e va a prendere questo cucchiaio, a dire: adesso ti voglio vedere. E Randy prende così, tac, e si spezza. Questo fa una dichiarazione. Smentisco quanto ho detto il proposito di Righeller, perché James Randy è una cosa molto più difficile e impossibile. Io ho chiesto a Randy: ma come hai fatto? Possiamo dirlo? May I say which was the trick? I'm sorry, what? Can you reveal how you did? Reveal? I don't know. No. If you simply do it when no one is looking, that's all there is to it. It's that simple. Lui, prima dell'appuntamento, era andato a snervare tutti i cucchiai dei C'è un bellissimo esempio di come chi fa il suo lavoro deve essere un passo avanti a chi pensa di saperla lunga. Ed è un filmato, ancora, che noi possiamo vedere, si chiama Spraggett, Marco, dove lui in realtà si è trovato in una situazione che avrebbe dovuto essere la demolizione di James Randi, ed invece è stata la demolizione di questo conduttore televisivo che non si aspettava di trovarsi di fronte uno che la sa molto lunga. Vediamo com'è andata. Il prestigiatore Randy si è spinto anche più in là. Ha voluto dimostrare che anche persone competenti in trucchi possono essere vittime di inganni, e lo ha dimostrato nel corso di un programma televisivo in Canada. Questo signore è Alan Spraggett, parapsicologo convinto, autore di libri e anche esperto in trucchi. Egli aveva invitato James Randy alla sua trasmissione proprio per dimostrare che Randy in realtà non era capace di fare le cose che Uri Geller faceva.
Estrasse due cucchiai che aveva portato egli stesso da casa, due cucchiai antichi da collezione, e chiese a Randy di piegarli strofinandoli semplicemente alla maniera di Geller. Doveva essere questa la dimostrazione che Randy non avrebbe mai potuto fare una cosa del genere in quelle condizioni. Ecco invece cosa accadde. Sprague impallidì, la sua sperata dimostrazione si ritorceva proprio contro di lui. Diventava cioè la dimostrazione lampante che Randy, messo nelle stesse condizioni di Geller, poteva fare le stesse cose. Ma la cosa più impressionante venne poco dopo con l'esperimento del disegno in busta chiusa. È un documento davvero eccezionale. Sprague sfidò Randy a indovinare il disegno che lui stesso aveva fatto a casa e poi chiuso nella busta senza farlo vedere a nessuno. Affermò che Geller era riuscito a indovinare il disegno tenendo semplicemente la busta tra le mani per 10 secondi. Randy disse allora, va bene, mi dia 10 secondi. Questo disegno, è bene notarlo, Sprague lo aveva custodito fino a quel momento nella tasca interna della giacca. Non solo, ma non aveva neppure detto a Randy che avrebbe dovuto sottoporsi a questo esperimento. Vale a dire che le condizioni erano molto più difficili e il controllo molto più stretto di quello adottato nei confronti di Geller. Proprio per questo Randy, dopo aver chiesto carta e penna, disse: se riuscissi a indovinare il disegno nella busta, lei direbbe che sono un medium? Non lo so, sarei molto impressionato. Ma scusi, lei sostiene che Geller è un medium perché riesce a fare questo? Beh, vediamo se lei sa farlo. No, scusi, lei dice che Geller è un medium perché riesce a farlo. Se io faccio altrettanto, dirà che sono un medium? Dirò che lei mi ha sorpreso. Ora chiudo quello che ho disegnato e lo metto qui. Vuole aprire la busta e dirmi cosa c'è dentro? Certamente. Che cosa c'è? È un battello a vapore. Con il fumo che va verso destra? Sì. Sono un medium se ho riprodotto il suo disegno? Sì o no? Se l'ha riprodotto lei è straordinario. Ma non sono un medium? È straordinario. Allora sono straordinario. È davvero straordinario. Davvero straordinario. Questo non le prova niente? Si tratta indubbiamente di un documento estremamente illuminante. Sembra quasi impossibile. Eppure... Okay. Now, I must tell you what happened immediately after what you saw on the screen there. Devo dirvi che cosa accade subito dopo che avete visto questa scena, che cosa accade nello studio televisivo. Mr. Sprague was enraged. Sprague era furioso. And when the microphones were off, he screamed at the control room, "What happened? What did he do?" And there was no answer. They didn't know what had happened. But I will tell you. Are you ready? Si è messo a urlare contro la regia. Ma cosa è successo? Com'è stato possibile? Che cosa ha fatto? E ovviamente nessuno sapeva niente perché non avevano nessuna spiegazione per quello che era accaduto. Ma lui chiaramente ce l'ha e se volete adesso ve la racconta. It was raining heavily that day. And outside the studio, it was a Sunday. So everything was closed up around. And I arrived with my assistant, Moses. Not the real Moses, no, not the original Moses. But this is Moses Figueroa, who was my assistant. And we went to the studio, and here's what happened. Pioveva molto quel giorno, i negozi erano chiusi, e lui è arrivato con il suo assistente, Mosè, non quel Mosè lì, ma il suo assistente Moses Figueroa, e sono arrivati nello studio molto tempo prima che iniziasse la trasmissione. And we went into the outer room. The studio was way down the hall.
E lo studio era molto in fondo alla zona dove c'erano tutti gli studi televisivi e loro erano entrati in una parte più lontana. And I spoke to the gardener, said, could we go down to see if Mr. Spraggett can take a note from me? Possiamo entrare un attimo, dissero alla guardia all'ingresso, per da consegnare questo appunto al signor Spraggett. And I knew that Spraggett was busy. I could hear him talking in the studio, so of course he couldn't be reached. Naturalmente sapevo che Spraggett era impegnato nello studio e che non si sarebbe potuto disturbare. But I ran down the hall and I looked around and there was his dressing room with his name on the door. Sono entrato quindi nei camerini e ho scoperto che ce n'era uno dove c'era scritto Spraggett. I accidentally opened the door. Accidentalmente si è aperta la porta. I didn't know. Ho ho ho. And I went to his desk and there was a big envelope. I opened it up, looked, I saw the picture of the tugboat. I put it back, sealed it up again, closed the drawer, and when I opened the rest of the luggage he had there, there was this big, beautiful silver spoon, and I decided to experiment with it. Quindi è arrivato, ha aperto il cassetto della scrivania, visto che c'era una bella busta chiusa, l'ha aperta, visto che c'era una nave disegnata, l'ha richiusa, l'ha rimessa esattamente com'era, poi ha trovato un cucchiaio d'argento nella sua valigetta, anche quella si sarà aperta accidentalmente, immagino, e ha deciso di sperimentare con questo cucchiaio. And I put it back in the drawer and closed the drawer, walked out, went down the hall and spoke to the guard and said, I have to go now, but I'll be back in half an hour, we're going to have some breakfast. Poi, fatto questo, sono usciti, sono tornati dalla guardia, gli hanno detto, adesso devo andare un attimo, ma tra mezz'ora torniamo, vado a fare colazione. And sometimes, maybe there is a spirit or an angel that looks after magicians, because something very strange happened at this point. I saw the guard get up and put on his coat, and he left, and another guard came in, so the other guard didn't know that I had already been there. A volte ci deve essere qualche spirito che guarda sulle spalle dei maghi, dei prestigiatori e li aiuta, perché in quel momento, dopo un poco, ho visto che la guardia si metteva su il suo impermeabile, se ne andava e ne arrivava un'altra che ovviamente non sapeva niente di Randy. So Moses and I sat in the car while it rained and rained and rained outside. Quindi io e il mio assistente siamo rimasti nell'auto mentre pioveva, pioveva, pioveva. And after about 15 minutes I asked Moses to stand with me and get very wet in the rain. E quindi dopo un quarto d'ora ho detto al mio assistente usciamo dalla macchina e inzuppiamoci completamente di pioggia. And we went up to the guard and he was a new guard, remember? The other guard had gone home. So I said to him, I said, "Oh, I'm sorry I'm so late, but could I speak to Mr. Spraggett?" He said, "Mr. Spraggett is in the studio right now." I said, "Then I'll wait." Quindi sono arrivati dalla nuova guardia che non aveva visto, non sapeva chi era Randy, ha detto posso parlare con il signor Spraggett? Adesso è nello studio, allora aspetteremo. And maybe 10 minutes later Spraggett came out of the studio, saw me all soaking wet, and he said, "Oh, you're here, well, come with me." It was too late by then because I already knew exactly what he had drawn and what he had done with the spoon. Quindi dopo 10 minuti è arrivato Spraggett, lo ha visto nell'ingresso tutto fradicio, ha detto, ah, è arrivato, bene, andiamo. Ma a quel punto era troppo tardi, perché lui aveva già visto quello che doveva vedere, fatto quello che doveva fare. So I went into the studio, I did the routine that you saw there, with the spoon that I already had prepared. And I did it with the drawing as well, and Spraggett was stunned. Sì, Spraggett quando ha visto questa dimostrazione che avete visto anche voi era assolutamente sbalordito. And a good friend of mine, Walter B. Gibson, was in the control room. Walter B. Gibson is the man who created The Shadow, The Weed of Crime. It was an old radio drama and he was a good friend of mine. He was sitting in the studio waiting and he was laughing behind the glass. Not making any noise because it's soundproof glass, you see, but Spraggett was going crazy. The next week, Spraggett was taken off television.
Nello studio c'era anche un suo amico, Walter B. Gibson, che era un famoso scrittore di un personaggio, The Shadow, l'ombra di un dramma radiofonico, ma che era anche, tra l'altro, uno scrittore ombra per Houdini, il mago Houdini. Scriveva lui i libri per conto di Houdini ed era, come dire, felicissimo di quello che succedeva. Spraggett, la settimana dopo, ha visto che il suo programma era stato cancellato e non è più andato in onda. So, if there are any fakes here today that would like to try to fool me, don't try it. Se ci sono degli imbroglioni qui che vorrebbero ingannarlo, non ci provate. Thank you very much. Dimostra, no, Piero, come dire, l'intelligenza che deve avere un prestigiatore per essere pronto a qualunque situazione. Sì, questo anche comporta un'altra lezione, che anche gli scienziati non hanno il modo giusto di approcciare questo tipo di fenomeni, perché, come spesso si dice, le molecole non barano, le cellule non fanno trucchi, sono abituati a lavorare su del materiale onesto. Quando trovano dei disonesti, honest liar, onesti mentitori, non sanno più come fare. C'è un caso straordinario che io casualmente poi ho seguito per una piccola parte. Quando, dopo Uri Geller, vennero fuori i cosiddetti mini Geller, si scoprì, sembrava, che anche dei ragazzini avessero questo potere di piegare dei cucchiai e di fare altre cose strane. Allora ci fu il presidente di una grande compagnia aerea che fabbricava motori, I think the McDonnell Douglas, yes, che disse, ma forse che questi in volo mi storcono qualcosa. E poi, allora, per vederci chiaro, mise una somma molto importante a disposizione di un fisico che accettasse di fare della sperimentazione seria, sotto controllo. E ci fu un fisico dell'Ohio, this physicist that accepted to make Phillips, was it from Washington? Washington. Accettò di fare questa sperimentazione. Ci fu una selezione, ma ci furono dopo, alla fine, due ragazzi, 18 anni circa, che facevano cose straordinarie. Non solo piegavano forchette e coltelli, ma anche facevano girare anemometri a distanza, muovevano il poligrafo, sempre con la forza della mente. E cominciarono a uscire delle notizie su questa sperimentazione. James Randi scrisse a questo scienziato e disse, stia attento, perché qui è un campo dove ci sono molti trucchi. Io le posso dare la mia consulenza gratis, sono molto esperto e la rassicuro sul versante dei trucchi, dell'inganno. Risposta, non c'è bisogno, il protocollo è molto stretto, non possono esserci inganni. Passano ancora altri mesi, James Randi convoca una conferenza stampa che casualmente io ho visto perché ero a New York e l'ho vista trasmessa dal telegiornale, racconta il fatto come io l'ho esposto e a un certo momento dice, sapete chi sono questi due straordinari individui? Sono due miei assistenti che io ho mandato là a fargli trucchi e questi sono mesi che lo prendono in giro e lui non se n'è accorto. Allora ci fu un grande scandalo perché era una provocazione naturalmente, però una provocazione che doveva anche mettere in guardia gli scienziati su queste cose che venivano fatte senza un adeguato controllo. E fu attaccato molto da certi fisici, ma fu anche ammirato e lodato. Ricordo che McMurray, che era un premio Nobel di fisica, lo propose per una laurea honoris causa. E questo dimostra che
Se tu non conosci le tecniche dell'inganno, non puoi su materie così difficili, borderline, fare delle affermazioni se non hai una protezione sul versante dell'inganno. Ed è per questo che nel CICAP ci sono dei prestigiatori, a cominciare da Silvan, che è stato al nostro fianco sin dall'inizio. E domani sera sarà qua. E che ha sempre fiancheggiato, altri hanno giocato invece sull'equivoco. E tra l'altro qui è, domani sera ci sarà un grande show Silvan, certo. E Raul Cremona, sì. Quindi non mancate queste cose qui, perché veramente... E tra l'altro Silvan è stato uno di quelli che hanno anche dimostrato come i famosi guaritori filippini, quelli delle mani nude che entravano con le mani dentro il corpo, toglievano i tumori e senza lasciare cicatrici. E beh, lui l'ha rifatto qui anche la televisione italiana. Devo aggiungere che con Randy siamo andati in Israele perché, e questa c'è una connessione, perché Uri Geller venne fuori che in Israele faceva il prestigiatore, che quindi aveva delle attività di manipolatore, e andammo a cercare il suo impresario, il quale rivelò delle cose molto imbarazzanti su Uri Geller, che però a un certo punto, minacciato dagli avvocati, ritrasse. Allora gli avvocati si la presero con Randy, dicendo che aveva detto cose false, e anche con me. E io ricevetti per 3 volte delle minacce dai suoi avvocati di essere perseguito se mettevo in onda quelle sequenze. Io l'ho messa in onda e non è successo niente. Invece a Randy, in America, gli hanno fatto il processo, che è stata una cosa molto lunga, dolorosa, costosa, perché certo. Gli avvocati americani intanto mettono delle cifre enormi, e poi perché anche i giudici si trovavano di fronte a una situazione per cui quello che avrebbe detto le cose aveva smentito. E quindi però Randy ha avuto poi ragione, e io ricordo che all'epoca abbiamo fatto anche una colletta per finanziare un po' questo processo. E piccola parentesi, quando eravamo in Israele è venuta fuori, anche perché sono venuti dei giornalisti a intervistarlo, io non ero conosciuto in Israele, ma lui sì, e allora gli chiesero anche dei guaritori filippini, dice: ma lei come giustifica, come spiega questo fatto? Dice: ve lo faccio vedere. E io fui la cavia che mostrai la mia pancia, e lui mi fece questa operazione, e ho ancora un giornale israeliano che mi mostra la pancia aperta con Randy che mi fa l'estrazione di tumore. Ma per dire che gli avvocati americani, tutta la procedura è molto pesante se uno va in quelle grinfie. Sapete, c'è quella famosa battuta che dice: ma avvocato americano, ma è vero che lei chiede $5,000 per 3 domande? Sì, ma non le sembra un po' caro? Effettivamente, ne rimane una domanda. Bene, noi siamo, incredibile a dirsi, siamo già in conclusione di questo meraviglioso incontro, ma forse, se insistiamo un pochino, Randy potrebbe farci vedere un ultimo miracolo prima di arrivare alla conclusione della giornata, poi con un altro incontro speciale. Would you like maybe to give these people a short miracle? Maybe if they ask, forse se glielo chiedete con un... Okay. I would like to give a small demonstration, if I may, just to prove that I am a magician, a fake magician, but a magician.
I need two gentlemen from the audience. Mi servirebbero due volontari, due signori dal pubblico che possano salire un attimo sul palcoscenico. Magari acceleriamo i tempi, vediamo. Uno, sì, chi vuol venire? Avanti. Uno, sì, due. Sei lontano però. Uno un po' più vicino. Sì. Silvano, vieni tu, vieni. Grazie mille. Thank you. Prego. Oh, there's one. How do you do, sir? Are you a magician? No. Lei è un mago? No. And there's another. Are you a magician? Lei è un mago? Okay. Stand over here, please. One of you. And the other one right here. All right. Now, oh, I forgot to ask. Mi sono dimenticato di chiedervi. Do either one of you have a piece of rope about this long? Avete per caso un pezzo di corda lungo così? No? No. Oh, I think I have a piece embedded in my chest right here. Oh, look at that. A miracle, ladies and gentlemen. This is your end, sir. Both hands. Con tutte e due le mani, tenga forte. And this is your end. I want you to pull on it very tightly to make sure it won't break. Tirate forte, ma non me la rompete, per favore. Forte, ok? Boing. Boing. It's good rope, don't you È think? Una buona corda. Very good rope. Thank you. You can let go. This is my rope, after all. So I'm going to ask each one of you to hold on to the end of the rope and tie my hands together behind my back. Mi chiederò di and I will show you a miracle. Questa corda watch. E di legarmela dietro la schiena. You take this end, sir. Tenga That's questa it. Parte. And you take this end. Tenga questa. Pull on it very tightly. Stringete forte. Come on, both hands, sir. Avanti. Come on. Oh, the pain. No, no more. No, more. No. Pull Sto tight. Scherzando. Both più forte, hands. Più forte, con due mani. Yeah, that's it. Okay. Pull on it. Come on, tightly. That's non not tight. Non abbiate timore. Okay. That's mica... better. Now bring it around on top and tie sopra, the other sopra, hand adesso on top. Adesso fate un nodo qua sopra. Sull'altra mano. Forte, stretto. Tightly, tightly. Stretto, come on, that's stretto, not tight. Stretto, non è no, stretto. Very, very tight. Oh, yes, that's much better. Now another knot on top Ancora of that, un altro please. Nodo, un altro nodo, se ci sta. Okay, is there room for another C'è spazio knot? Per un altro nodo? Ma sì, facciamo un altro nodo. Uh-oh. Più stretto, più stretto. Two, pull, really, very tightly, that's it. Oh, the pain. All right. Thank you. Okay. You can stand back Adesso now. Potete allontanarvi, grazie. Thank you. Grazie. Okay. Give them allora, a big round of applause, please. Un applauso ai due nostri volontari. But stay there now. Now, I'm going to see if I can... This is the thing I often used to do, but I haven't done it for a while. Era tanto tempo che non facevo would you queste come cose. A little closer? Just Può venire a little closer. Un attimo più vicino? Yeah. Well, you can no, anche lei, venga, venga qua vicino. Oh, the rope seems to have fallen off. Thank you very much. Grazie. Sir, thank you. And thank you. Ringraziamo allora James Randi. Ringraziamo James Randi. Thank you very much. E noi con lui ci vedremo ancora domani. We'll see you again tomorrow okay. at noon. Con la proiezione del film, Honest Liar, e poi ancora domenica per il suo workshop. Quindi lo ringrazio, lo accompagno all'uscita, vado un applauso. Thank you. Thank you. Thank you all. Thank you. Thank you. Okay. E naturalmente non possiamo che ringraziare Piero Angela. Non possiamo che ringraziare Piero Angela, dicevo.